Bentrovati a Varese in Rosa, dove stasera vi portiamo all'opera con una giovane cantante lirica che vi presento subito, Eleonora Boaretto. Benvenuta. Piacere, grazie. Allora, Eleonora, tu hai da poco firmato il contratto per interpretare una parte importante nella Carmen, l'opera che il 19 di marzo, dopo il successo del Trovatore, sarà in scena nel pomeriggio al Teatro Sociale di Busto Arsizio. Di quale personaggio si tratta? Ebbene sì, si tratta di Micaela, il personaggio del soprano principale, diciamo, dell'opera Carmen di Bizet, un'opera in francese che fa parte, diciamo, del grande repertorio lirico. E è un personaggio molto importante, io lo debutterò, non l'ho mai cantato. Ho già cantato l'opera Carmen in vari teatri italiani e anche all'estero, tra l'altro anche in Cina. Però ho sempre fatto il personaggio di Fraschita, quindi invece il ruolo di Micaela sarà la prima volta che lo interpreterò, sono molto emozionata, non vedo l'ora in realtà di iniziare le prove. Sto iniziando a studiarlo, è un repertorio bellissimo ed è un personaggio che si contrappone molto al personaggio di Carmen, che forse è il personaggio un po' più conosciuto. Micaela, diciamo che al contrario di Carmen, che è un personaggio irruente, prorompente, come tutti sappiamo, Micaela è più la tipica brava ragazza che è innamorata di Don José e fa di tutto per cercare di sposarsi con lui, ma alla fine non ce la farà perché Don José alla fine è innamorato perdutamente di Carmen. Ma tu a quale delle due protagoniste femminili assomigli di più? Ma direi che sono un po' un mix tra Carmen e Micaela. Potrei definirmi una via di mezzo. Senti, di certo sei giovane e allora mi viene da farti una domanda, cioè l'Italia è un po' la patria, no, della lirica, eppure è così difficile vedere i giovani come spettatori dell'opera? Ebbene sì, purtroppo noi sappiamo che l'Italia è un po' dove l'opera lirica è nata, noi siamo la patria dell'opera lirica e tutti i più grandi compositori sono italiani, sono nati in Italia, ma purtroppo nell'ultimo periodo, soprattutto il mondo del teatro, della musica classica, si sta andando un po' perdendo e purtroppo nelle nuove generazioni dei miei coetanei è sempre meno conosciuto. E tu cosa faresti allora per invertire questa tendenza? Allora, devo dire che qualcosa si sta già facendo, nel senso che molte realtà, molti teatri italiani si stanno avvicinando soprattutto nelle scuole, perché bisogna cercare di avvicinare i bambini, quelli che saranno poi i futuri, diciamo, ospiti dei teatri italiani. E quindi si sta cercando di portare l'opera lirica nelle scuole, fare apposte iniziative, aprire, diciamo, le porte dei teatri ai bimbi, ai più giovani, agli adolescenti. E sono iniziative che in realtà hanno sempre moltissimo successo. Io ho appena fatto un'anteprima di un'opera buffa di Donizetti, Le convenienze e inconvenienze teatrali, che ho fatto al Teatro Coccio di Novara e all'Opera Giocosa di Savona. E in occasione appunto della prima all'Opera Giocosa di Savona abbiamo aperto lo spettacolo alle scuole un giovedì mattina e c'era il teatro gremito di ragazzini delle medie, erano che si sono divertiti tantissimo e hanno accolto l'iniziativa con un entusiasmo che ha lasciato ben sperare. Quindi Certo. direi che forse la via giusta è quella di svecchiare un pochino questo mondo e far capire che in realtà è molto più vicino alla nostra realtà di quello che si pensi. Ecco, ma i tuoi coetanei, che cosa ti dicono quando scoprono che fai la cantante lirica? Allora, devo dire che quando ero più piccola, ai tempi del liceo, era vista come una cosa un po' strana, a volte si viene presa anche un pochino di mira perché non si ha l'idea dell'opera lirica come una cosa per anziani, cosa che non è ovviamente. Adesso invece quando dico sono una cantante lirica, tendenzialmente vengo vista con molta curiosità.
Quindi in realtà richiama l'attenzione questa cosa crescendo. Tu sei cresciuta proprio a proposito di crescita nel mondo della lirica, no? Sì, sono cresciuta nel mondo della lirica perché i miei genitori sono sempre stati appassionati, quindi io ho sempre ascoltato opera lirica da quando sono nata e ho iniziato poi con lo studio del pianoforte a 6 anni, ho iniziato poi a studiarlo anche in conservatorio, il Giuseppe Verdi di Milano. E poi lì, insomma, ho capito di avere in realtà una predisposizione naturale per il canto, e da lì mi sono un po' spostata, però ho sempre vissuto nell'ambiente teatrale, ho sempre respirato musica. E allora, senti, a questo punto è arrivato il momento di ascoltarti, per cui chiedo al nostro regista Stefano Rossi di mandare in onda almeno un pezzettino di una tua esibizione. Ecco, abbiamo visto Elisir d'Amore dall'opera di Tenerife. Allora, Eleonora, ti chiedo di raccontarci questa esperienza. Allora, è stata una delle esperienze più belle della mia carriera fino ad ora. Ho vinto il ruolo di Giannetta in questa opera studio che partiva appunto dall'opera di Tenerife e poi abbiamo replicato all'opera di Tbilisi in Georgia e al Teatro Comunale di Bologna. È stata un'esperienza bellissima perché ho vissuto 2 mesi a Tenerife, che è un teatro molto importante, e poi abbiamo potuto calcare anche dei palcoscenici importantissimi anche d'Italia, come appunto Bologna. Purtroppo siamo stati un po' interrotti dal Covid perché erano proprio 2 anni di pandemia e quindi abbiamo dovuto rimandare più volte la tappa di Bologna, che alla fine siamo riusciti a fare, per fortuna, in una maniera un pochino differente rispetto a come doveva essere, però è stato molto bello, un ambiente molto stimolante, una bellissima esperienza. Senti, nonostante la tua giovane età e nonostante appunto ci sia stato di mezzo il Covid, tu peraltro di premi ne hai vinti tanti. Allora sì, diciamo che ho iniziato a vincere qualche menzione d'onore che ero ancora molto giovane, intorno ai 20-21 anni, come giovane promessa della lirica. Magari arrivavo in finale ai concorsi e mi veniva data questa menzione. E mentre invece quest'anno ho vinto 2 premi importanti. Uno è il primo premio al concorso lirico internazionale di Romano di Lombardia, intitolato a Giovan Battista Rubini. E poi una menzione d'onore come miglior giovane soprano in gara al prestigioso concorso lirico internazionale Toti Dal Monte di Treviso. E a questo punto la domanda è d'obbligo: cosa vedi nel tuo futuro?
Allora, nel mio futuro spero che continui ad andare bene come sta andando, spero che continuino ad esserci progetti interessanti in vista. Diciamo che nell'immediato quello che posso svelare è un debutto a cui tengo molto, è un debutto nell'opera La Bohème, debutterò al ruolo di Musetta al Teatro Coccia di Novara con un bellissimo cast a fianco di Simone Alberghini, con cui ho appena fatto tra l'altro le convenienze teatrali sempre a Novara, e una serie di riprese dell'opera Pinocchio che ho già fatto nell'anno scorso in altri teatri italiani, in grandi teatri italiani che non posso ancora svelare, ma sarà interessante, e anche un'altra piccola cosa importante che non posso ancora dire, in un teatro importante all'estero, in Belgio. Va bene, non ti chiedono di spoilerare troppo, per usare un linguaggio che si usa oggi, anche se è così lontano dalla lirica, però ti chiediamo di sognare in grande. Se tu potessi, un domani, quale sarebbe il tuo sogno? Sicuramente il mio sogno più grande, sono milanese, sono nata a Milano, e è quello di cantare nel teatro della mia città, che insomma non è proprio poco, perché sappiamo che è la Scala di Milano, e quindi speriamo. E allora noi teniamo le dita incrociate, speriamo di poterti vedere lì un giorno. Nel frattempo ti vedremo sicuramente il 19 marzo in scena durante la Carmen al Teatro Sociale di Busto Arsizio, quindi mi raccomando, non mancate. Con questo io ti ringrazio. Grazie a voi. Ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito da casa. Vi ricordo che Varese in Rosa torna settimana prossima, sempre la domenica sera alle 21 su Rete 55, canale 88 del Digitale Terrestre. Arrivederci. Arrivederci, grazie.